Salve a tutti cari amici dal vostro Supercorris 84, Gran Premio di Russia, Sochi. Qualifiche buone ma non buonissime, siamo terzi sulla griglia, pole del nostro compagno di squadra Weber, secondo Butler. Eravamo in testa però abbiamo tentato di fare un ultimo tentativo, trovando molto traffico e quindi siamo stati costretti a abolire l'ultimo tentativo. Dietro di noi abbiamo le due Ferrari, i nostri rivali per il mondiale, 45 e 50 punti di distacco nella classifica. Abbiamo cambiato il motore. Il turbo compressore per essere più forti qua. Andiamo qua le Ferrari Hamilton. Partenza. Ah, non buonissima. Siamo a gestire già. Ah, non ho capito chi c'è dentro. Una racing point. C'è una botta. Far passare Hamilton. No, Gasly. Mi butto dentro. Sfruttiamo tutta la pista. Devo dire che questa pista non mi è piaciuta molto con la Red Bull. Con la Ferrari ci abbiamo corso e vinto, ma con Red Bull non mi sento a mio agio nello stesso modo. Motore, l'ultima evoluzione che abbiamo, poi saremo costretti a cambiarlo. Vediamo Vettel dietro, già tardato dietro Gasly. E di Leclerc che dobbiamo aver paura più che altro. Ma anche Webber, se vince, si potrebbe clamorosamente buttare in lotta per il mondiale. La partenza era ok, adesso fai attenzione ai possibili rischi. Butler è primo, Butler è primo. Abbiamo tutti la scia, quindi sarà molto difficile fare sorpassi. Hamilton ci prova su Leclerc, Leclerc gli lascia la strada aperta. Ci possiamo provare anche noi. Ci buttiamo dentro, sorpasso su Leclerc. Porca troia, non ho visto le previsioni del tempo. Vedo che il cielo si sta parecchio riannuvolando, però non abbiamo neanche il DRS ancora disponibile. Vettel intanto ha sorpassato Gasly ed è sesto. Lasciamo un po' di miscela in grassa qua. Parte guidata dove siamo superiori agli altri, salvo per perdere. No! Minchia, rischio di contatto con Hamilton, che ha frenato forse un po' troppo prima. Sto attento perché questo qua frena in maniera un po' troppo sconclusionata. Ma Webber, giro veloce. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Non il DRS, Hamilton ci stringe. Attaccato al sedere. Lunghissimo. Lunghissimo, purtroppo non siamo riusciti a girare bene. Intanto Webber combatte con Butler davanti. Vediamo se ci riusciamo a reinserire in questa lotta. Vediamo che Hamilton non mollerà. Vogliamo neanche noi amici. Ci abbiamo visto che il rettilineo paghiamo inevitabilmente qualcosa. Abbiamo anche Webber. Ci
si stacca sempre un po' da Butler e rettilineo. Aumenta l'erogazione delle RS. È arrivato il momento di usare un po' della carica. Un po' lunghi qua. Voglio Hamilton. Hamilton è vicino. Giro veloce, ma stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Non mi sembra proprio, comunque. Anche Leclerc su Hamilton. I due sono molto vicini, noi stiamo cercando di ricucire qua davanti. Sembra che stiamo riuscendo a recuperare pian piano. Se pensi di poterlo superare, aumenta l'uso delle RS, lungo. In modalità sorpasso. Siamo tutti ai limiti, amici. Dopo il secondo posto buono a Singapore, qua una bella battaglia. Sono già due gare che non vinciamo, terzi a Monza e secondi a Singapore. Voglio fare tutta l'ultima parte del giro con i parametri alti, vediamo un po' se riusciamo a recuperare qualcosa. Hamilton intanto riesce a mantenere dietro Leclerc, che a questo punto sta perdendo ogni possibilità di rimanere incollato a noi. La cosa clamorosa di quest'anno è che non ci sono mai virtual safety car e safety car, nonostante ho messo le regole severe. Siamo sotto il secondo. Vediamo Weber su Butler. Si butta dentro Butler, Webber all'interno, vediamo qua che succede. Bella la battaglia tra i due. Mannaggia Webber, Butler di motore riesce a tenere dietro Lucas Webber. Mentre dietro gli stacchi già Butler sono abissali. È passato in prima posizione. Già era in prima posizione, ciccio. Minchia Hamilton quanto lo sta perdendo. Fatto che sono veloci questi due, non è facile. Anche Webber alla scia di Butler. Vediamo che Webber arriva su Butler. Ma arriviamo anche noi. Siamo tutti appaiati ora. Tutta imbarcata. Non siamo neanche a metà gara. Facciamo vedere su Lucas. Lucas è vicino questa volta. Lucas è vicino. No! 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 L'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Clamorosa, amici. Ok, via libera. Clamorosa, amici. Abbiamo un danno all'alettone e c'è stato un nostro sorpasso pazzo. E ci siamo toccati con il nostro compagno di squadra Webber. No. Ora abbiamo problemi gravi qua, che la macchina non gira più come prima. E non penso che il team prenderà bene questo incidente. La carica della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Porca puttana.
Leclerc si prende il terzo posto. Ormai in certe curve proprio non riesco a mantenere la vettura. Speriamo che nel pit riusciamo a rimetterla a posto. Non ho feeling, amici. Non sento più il feeling con la vettura. Ora puoi rientrare ai box. Porca troia ladra, porca. Porca troia. Ecco Butler che arriva. Speriamo che i box possano riparare la vettura. Non sento a dire che è stato un grave errore quello che ho commesso, perché ho frenato veramente veramente troppo tardi. E ho capito che era chiaro che non ci saremmo entrati. Però pensavo che Lucas non si chiudesse subito, in modo da lasciarci almeno lo spazio di attaccare pure Butler. Che effettivamente Butler l'avevamo sorpassato. Aia. Aia amici. Butta all'interno. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. Prendiamo una traiettoria stretta con Butler. Cerchiamo di chiuderlo in tutti i modi. Non mi incassano i box, ma qua. Ok, il distacco da quella dietro è 3,1 secondi. Siamo gli unici che entrano nel pit stop. Porca troia. Amici, è un bel danno all'alettone che ci intacca nella guidabilità sicuramente. Speriamo adesso che con le gomme nuove e tutto riusciamo ad avere più prestazioni in curva. Speriamo di uscire davanti a questo gruppetto qua. Dai, non ci facciamo passare. Alziamo un po' i parametri, adesso dobbiamo fare un bel giretto, dobbiamo fare. Porca troia, la vettura si è rigidita di brutto. Sento che la vettura si è rigidita parecchio, amici. Il danno c'è all'alettone, pensavo fosse più piccolo. Ma sentirmi in colpa per aver rovinato due gare è troppo dura come cosa da gestire, quindi cerchiamo di recuperare il più possibile. Aia, rischio di andare sul muro. Male. Non riusciamo neanche a staccare Sainz. Qua si sente proprio. Praticamente nessuno è entrato ai box. Lucas è rientrato ai box. Lucas sarà dietro addirittura. Che dire. Abbiamo fatto perdere parecchio tempo al nostro compagno di squadra. Hamilton intanto è dietro. Il distacco da quella dietro è 4,2 secondi. Adesso devo capire bene dove siamo andati a finire in classifica, quando finiranno tutti i pit stop. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Alziamo un po' la miscela, facciamo un po' di forcing.
posizioni su Hamilton. Sembra che abbia un problema. Tanto sti cazzo. Nella parte lenta sento più lo squilibrio della vettura avanti, quindi Albon è box. No, non era Albon. Non riesco a capire chi è dove. 5,4 secondi. Siamo primi? Due giri di più con le gomme in questo stato hanno fatto veramente la differenza, amici. Norris sicuramente deve fare il pit. Mamma mia quanto abbiamo guadagnato. Compagno dietro di te è 30,9 secondi. Grave errore di valutazione per tutti i team, perché far fare due giri di più 5 secondi Butler. Quindi sicuramente è stata una scelta molto sbagliata. Sarebbero dovute entrare tutti i box con noi, che avevamo tanti problemi. E avrebbero combattuto. Invece in questo momento noi siamo nettamente primi, possiamo anche risparmiare un po' la vettura. Anche perché abbiamo tre giri da fare soltanto. Aia, lungo, 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 lungo. Leclerc terzo, poi teoricamente dovrebbe essere secondo. Spero che non ci recuperino questi. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Minchia, 10 giri per Norris con le soft. Lontanissimi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Lontanissimo Leclerc, 5 secondi e 8. Butler attaccato. Butler passa Leclerc per il mondiale, questa è una grande notizia. Dai che stiamo andando verso una bella vittoria. Prega, non mi rompere i coglioni. Stiamo andando proprio verso una bellissima vittoria. A questo punto mettiamo i parametri al minimo, risparmiamo al massimo il motore nuovo, ricordiamo l'ultimo motore disponibile e l'ultima turbina disponibile, poi ci saranno le sanzioni. Già sento che il motore è molto più rallentato, ma non penso che questi ci possano prendere 5 secondi in due giri. Quattro decimi presi da Butler, anche perché sono, ahia, un po' lungo, sono in battaglia tra di loro. Cerchiamo di capire adesso che ripercussioni avrà l'incidente all'interno del team. Che già con Lucas ultimamente, adesso sei nella top 10, continua così. Eravamo un po' ai ferri corti perché stiamo bene, stiamo. Eravamo un po' ai ferri corti perché non è che ci abbiano dato ordini di scuderia. Di più veloce, guadagna un secondo a giro. Meglio, meglio così, bravo. Abbiamo visto a Spa battaglia aspra, in Ungheria battaglia aspra, quindi il team non ha dato ordini e lui non se ne è minimamente interessato. E anche qui, se siamo arrivati a fare un sorpasso così estremo, era perché vedevamo che proprio nessuno aveva intenzione di mollare. Certamente sono andato un po' lungo, non nascondo tutto ciò, quindi posso dire che l'errore è stato nostro, ma anche lui ci ha chiuso molto repentinamente, quindi alla fin fine, vedendoci all'interno arrivare un po' sparati, se si fosse allargato un po'. Vai, limite della pista superati.
Comunque non fa niente, Leclerc si riprende la posizione su Butler per il mondiale, questo è un ottimo risultato, soprattutto per lui. Il carburante è a posto, lo stai gestendo molto bene. Lo so, ciccio, sta recuperando Leclerc, ma ormai la gara ha un solo giro dalla fine. Per quanto ci vogliamo rilassare, non possiamo perdere 4 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Ultimo giro, amici. Sei all'ultimo giro. Ormai siamo addirittura all'arrivo di questa ennesima vittoria. Red Bull che è passata adesso una vettura scarsamente competitiva inizio anno, a molto molto competitiva grazie ai nostri sviluppi. Quindi adesso stiamo veramente spingendo da pazzi. Sappiamo che arriveranno gare che non ci piacciono proprio, però sappiamo anche benissimo Leclerc e Butler continuano a lottare. Se Leclerc arriva secondo comunque limita i danni, ma comunque arriverà oltre 50 punti di distacco da noi in classifica. In questo momento sono quasi 2 gare di vantaggio. Quindi Ferrari che si è rubata troppi punti tra i due piloti. E comunque noi speriamo di vincere questo benedetto mondiale per poi poterci dedicare nella terza, penso, ultima stagione di Formula 1 2019. Lo posso già pronosticare. Ci butteremo su un team. Minchia, questi stanno arrivando. Su un team di secondo livello per portarlo più in alto possibile, vedere in un anno quanto riusciamo a portarlo in alto. Grande vittoria. Assolutamente fantastico, splendido risultato. Ottimo risultato. Oggi la Red Bull è stata perfetta in box. Grande vittoria. Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Mi sembra evidente che il fattore determinante sia stato uno solo, la velocità. So che può sembrare una semplificazione eccessiva, ma è l'auto più veloce a vincere, Carlo. E il vincitore di oggi la conferma. In questo momento i piloti si stanno avvicinando, si festeggia, al podio. Ma vittoria spettacolare per la Red Bull. Vedremo un la po' che succede ora. È stata impeccabile, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla squadra. Vediamo qua i festeggiamenti, ma ai box non sarà tutto rose e fiori. Andrea Newey con la coppa ci guarda un po' strani. Intanto Leclerc secondo, limita i danni. Vettel penso che stia uscendo definitivamente dalla lotta. Mentre il costruttore la battaglia è più viva che mai. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Porca troia, Webber undicesimo. Il suo vantaggio nel campionato. Mamma passando mia. Passando al pilota del giorno, Luca. Su chi cade la tua scelta? È Lando Norris. Nessun altro meglio di lui. Abbiamo 49 preciso, punti di vantaggio sulle Leclerc. Non ho dubbi che lui e la sua 64 su Vettel e Webber inevitabilmente come indietro. Si presenta ora la classifica del siamo a 4 punti dalla Ferrari nel costruttore, ma sappiamo che in classifica pesa enormemente l'errore che abbiamo fatto. Purtroppo che ci possiamo fare, amici, questo è il discorso. Sono cose che possono succedere quando si corre a alti livelli. Non dovrebbero succedere tra compagni di squadra, ma abbiamo visto anche quest'anno tra i due Ferrari che invece succedono e come, quando due non vogliono lasciare nulla al caso. Vediamo qua la partenza, molto deludente. Addirittura ci siamo visti infilare anche da una Racing Point che ci ha stretto a sandwich con la Mercedes di Hamilton. Qua già ci eravamo buttati all'inserimento di Webber e Butler. Lunghissimo qua. Eccoci qua ancora all'inserimento di questi due, mentre Hamilton dietro già aveva preso un distacco pauroso. Con Vettel annesso. Con quella botta che abbiamo dato abbiamo fatto tornare su Leclerc, che sarebbe arrivato molto molto indietro, ed invece così è arrivato addirittura secondo. Ottima la progressione di Charles. Ecco qua la situazione incriminata. Quando abbiamo toccato Webber e porca troia, bella botta che abbiamo dato.
qua con l'ala lievemente danneggiata, abbattiamo pure i paletti. E vediamo che qui la Clark ha iniziato la sua rimonta. Poi quando non riuscivamo a staccare Sainz dopo il pit stop. E qui vediamo che siamo riusciti a prendere la vetta dopo il pit stop con ben 5 secondi di vantaggio. Questo è stato un tocca sana per noi che avevamo la vettura danneggiata. Abbiamo potuto risparmiare il motore e tutto, quindi è stato molto positivo. Poi siamo liberati anche di coloro che ancora facevano il pit. Vediamo praticamente quando alla fine abbiamo gestito la vettura al meglio e bella ripresa da dietro. E niente, che dire amici, il mondiale è aperto, noi ci siamo, continueremo a spingere come dei folli per vincerlo. Ecco qua l'arrivo con la rimonta di Leclerc e Hamilton e Vettel al quarto. Vi saluto cari amici, vi do appuntamento alla prossima gara di Formula 1 2019 stagione 2.